10x10. Il nostro è un viaggio per tracciare i tratti salienti delle biografie di alcune grandi fotografe. Lo studio è Mozzafiato, l'agorà del Mudeg di Milano. 10x10, 10 ritratti per 10 donne che hanno cambiato la storia della fotografia. Gerda Taro nasce a Stoccarda nel 1910 in una famiglia ebraica piuttosto agiata, borghese, ricca, e infatti passa un'infanzia felice, in realtà all'insegna dello sport perché gioca a tennis. Con l'andare degli anni, soprattutto al liceo, si appassiona alla politica e poi si iscrive alla facoltà di economia e ha in tasca una tessera di un partito di sinistra. Sappiamo tutti che però nel 1933 la Germania si apprestava a scrivere una delle pagine più buie della storia. Arriva il partito nazista al potere e proprio con l'accusa di fare propaganda per l'opposizione, Gerda Taro viene arrestata. Per fortuna la rilasciano, ma lei sa che è solo questione di tempo, che sarebbe finita di nuovo in carcere, e quindi decide di scappare dalla Germania. Tutta la sua famiglia in realtà se ne va. I fratelli si trasferiscono a Londra, i genitori nelle terre che sarebbero poi diventate la futura Israele, lei invece va a vivere a Parigi. Non sa che in quella città troverà un nuovo linguaggio per fare politica, quello della fotografia. Quando arriva a Parigi incontra un giovane fotografo ungherese che si chiama Endre Friedman. I due si innamorano e si mettono insieme. Lui le insegna ogni tecnica fotografica, lei si appassiona, diventa immediatamente bravissima e insieme decidono di fare i reporter. Però le commissioni scarseggiano, nessuno li chiama, non riescono a imporsi nel mercato della fotografia a Parigi. E allora inventano un piccolo trucco, una strategia. Inventano un nome in realtà, quello di Robert Capa, un fantomatico fotografo statunitense che si aggirava per Parigi e che era molto famoso in America per i reportage. Tutti i giornali vengono a sapere di questo Robert Capa, ma non riescono a trovarlo perché è troppo impegnato. Allora loro due si presentano come suoi assistenti. Ecco che le commissioni immediatamente aumentano. Loro sono gli assistenti del grande fotografo Robert Capa e quindi tutti i giornali li chiamano. La verità è che Robert Capa non esisteva, o almeno non esisteva ancora, perché dato il successo Endre Friedman decide di iniziare a farsi chiamare proprio così, Robert Capa. Da quel momento inizieranno a firmare tutti i loro reportage con il doppio nome Capa Taro. È la prima stesura di una bellissima pagina della storia della fotografia. Quando scoppia la guerra civile spagnola, Robert Capa e Gerda Taro non ci pensano un minuto, partono per il fronte, vogliono fare i reporter di guerra e testimoniare quello che sta succedendo. In quel periodo viene conosciuta con il soprannome di Piccola Bionda. D'altronde non era una cosa usuale vedere delle donne reporter di guerra. Ma lei, nella sua fotografia straordinaria e profonda, decide di dare uno sguardo anche molto soggettivo, perché lo fa attraverso gli occhi del fronte repubblicano, ma anche attraverso gli occhi dei civili. Non solo dalle sue fotografie si può capire cosa stesse succedendo davvero in quelle zone. Gerda Taro riesce quasi a restituire un'umanità ai soldati che in quel momento sembrano semplicemente delle macchine, e la sua peculiarità è quella di non avere paura di niente, è sprezzante del pericolo. Lei non fotografa la battaglia vista da fuori, lei è dentro la battaglia, si confonde, non ha paura di sporcarsi le mani. C'è una grande lezione che la Taro ci ha consegnato nel corso di questi anni, che la fotografia non è morta, non morirà mai, perché riesce a insinuarsi, riesce a entrare magicamente nelle situazioni e a restituircele con quell'eleganza. Lei ha realizzato quella che è la magia che noi tutti che utilizziamo le immagini dovremmo fare, che è la logica, la tecnica, se volete, del fare due passi. Il primo passo lo si fa avanti, il secondo passo lo si fa indietro. Fare un passo avanti significa entrare nelle situazioni, andare anche in zone pericolose, in zone di conflitto, mettersi in gioco, rischiare la vita, e poi però fare un passo, ma stavolta farlo indietro, perché i protagonisti non siamo noi, ma i protagonisti sono proprio le situazioni che andiamo a raccontare, le persone, le facce, i miliziani, i rifugiati. Ci vuole anche un garbo, un'eleganza nel realizzare, nel fare questi due passi.
lei sicuramente ce lo aveva. Entrare nelle situazioni in punta di piedi e con grande umiltà, e poi far scattare l'otturatore per restituire quell'incredibile magia. Anche nelle situazioni di maggiore pericolo, Gerda Taro sa di dover fare il suo lavoro. E durante un raid tedesco lei cerca di sporgersi all'infuori di un camion perché vuole catturare quel momento così forte e così drammatico. Cadrà dalla vettura e finirà investita da un carro armato. Non ce la farà. E quindi Gerda Taro è stata forse la prima donna reporter di guerra, ma anche la prima donna a morire per questo motivo. Il senso della storia di Gerda Taro è forse racchiuso nell'ultima frase che è riuscita ad esalare quando la stavano portando in ospedale, agonizzante. Anziché pensare alla sua salute, chiese ai medici: dove sono i miei rullini?